Il viaggio del Papa a Ciro e in Grecia è stato un viaggio molto, molto interessante, molto intenso e anche molto variegato per le situazioni che Francesca ha toccato e anche per i messaggi che ha lanciato. Basta leggere un po' alcuni riferimenti dei giornali per capire la complessità dei messaggi che Papa Francesco ha lasciato. Innanzitutto, chiaramente, il grande messaggio è quello che riguarda il problema dei migranti, e che sappiamo a Cipro arriva in percentuale maggiore, a Lesbo arriva in percentuale maggiore che non in tutti gli altri paesi europei che si lamentano dei grandi numeri. In proporzione i nostri numeri sono irrilevanti. Ed ecco che, incontrando la comunità dei cristiani di tradizione di maroniti, di un marone che nel 500 circa è andato in quelle zone, ha dato origine alla comunità cristiana maronita, parlando a questa comunità, egli ha parlato appunto della varietà delle esperienze dei cristiani e anche delle varie denominazioni dei cristiani, che esprimono però il senso, da un lato, della universalità del messaggio cristiano e anche della Chiesa, e dall'altro lato la necessità di un dialogo continuo, di un confronto continuo e di un arricchimento continuo tra le varie esperienze cristiane che ci sono nelle parti del mondo, superando le diffidenze, eccetera, e quindi anche i muri. E un altro messaggio che è molto interessante, che noi stiamo portando avanti con il nostro laboratorio di educazione alla pace, è il problema del Mediterraneo. Noi diciamo che la Basilicata, la Puglia, la Calabria devono guardare il Mediterraneo e devono guardare i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Parliamo dell'Africa del Nord, parliamo del Medio Oriente, eccetera. Quindi noi dovremmo lavorare, dice anche il Papa lì a Cipro e ad Atene, bisogna guardare al Mediterraneo come a un cantiere aperto per la pace nel Mediterraneo. E poi, parlando dei migranti, ancora una volta ha ribadito il concetto che il cristiano non può che stare dalla parte degli ultimi e degli esclusi, non dimenticando che un tempo, dalla Palestina, Gesù emigrò in Egitto, che Mosè a sua volta emigrò, Giuseppe emigrò in Egitto durante il tempo di carestia, e dall'Egitto poi Mosè ha riportato il popolo ebreo nella terra dei padri. Quindi, come anche Abramo, dalla Mesopotamia, dall'Iraq, Iran attuale, da Ur dei Caldei, emigrò per andare nella terra dei Cananei. Cioè, la storia dell'umanità è sempre caratterizzata da questi migranti che non vanno in giro, non andavano anche nel passato in giro con i certificati di idoneità all'immigrazione. Immigravano e basta. Poi c'era l'accoglienza, anche eventualmente pure lo scontro con altri popoli. Però è un problema che attanaglia l'umanità. Oggi sono milioni e milioni, centinaia di milioni di migranti in tutto il mondo. E se non c'è questo atteggiamento, dice il Papa, di accoglienza, di pazienza, di fraternità universale, certamente noi non lavoriamo per costruire un mondo buono, un mondo più giusto. E questo è molto importante, dunque, per noi meridionali, guardare al Mediterraneo come a un cantiere per lavorare e costruire nuovi rapporti. E così anche denuncia i gesti di forza e di ritorsioni che anche in questi giorni si stanno lanciando, sempre all'insegna del biomercato e degli interessi nazionalistici da qualunque parte essi vengano. E anche questo, dice Papa Francesco, non sono certamente elementi per favorire la pace, che è frutto poi della giustizia, del rispetto dei diritti di ogni popolo, non un atteggiamento di forza nei confronti degli altri popoli per spogliarli delle proprie ricchezze
anche naturali che possiedono, che potrebbero essere aiutati a sfruttare, a sviluppare sempre in questo rapporto di fraternità e non a subire invece aggressioni, oppressioni, guerre, genocidi, senza che possano far niente per difendere nemmeno la loro dignità umana. Da questo punto di vista ci sarebbe da fare tanti discorsi. E poi c'è l'altro aspetto del dialogo ecumenico. Ha incontrato il patriarca della Chiesa ortodossa di Cipro. Sappiamo che Cipro è diviso in due, una parte occupata dalla Turchia, ed è un popolo che è stato diviso in due per interessi economici, perché intorno a Cipro c'è il mare Pescoso, e quindi ecco ancora una volta gli interessi di parte schiacciano i diritti delle altre realtà. E quindi Cipro, anche da questo punto di vista, può essere un punto di riferimento per il dialogo ecumenico, per superare queste tensioni, queste divisioni, e favorire accordi di pace, di giustizia, di corretti rapporti tra le nazioni, in modo che ogni popolo possa vivere nella sua integrezza senza essere diviso, come è successo in tante parti del mondo anche oggi. Per esempio siamo a Camerun, dove ci sono quelli di etnia inglese o di lingua inglese e quelli di etnia o cultura francese. Un Camerun che è stato diviso, spezzettato dalle grandi potenze, ma chi soffre è sempre la popolazione locale. È un problema dunque che torna sempre. Insiste il Papa Francesco nel dialogo con il Patriarca di non rassegnarsi alle divisioni. Anche il mondo ortodosso al suo interno sta vivendo momenti di tensione, che sarebbe complesso spiegare quello che sta succedendo. Per cui nel dialogo ecumenico diventa più difficile fare anche il dialogo con le chiese ortodosse, perché in questo momento stanno vivendo momenti di tensione al loro interno. E quindi poi arriva alla fine di tutte queste analisi, di questi incontri, il video del Papa ad essere cristiani che accendono luci di speranza nel buio. Stiamo andando verso la festa del Natale, che ci ricorda che appunto che una luce venuta dall'Oriente per illuminare il mondo. Non a caso possiamo mettere le stelle, la stella sulla capanna, per dire che Cristo è la luce che viene a rischiarare le tenebre. Ma questi inviti che Papa Francesco ha fatto non devono rimanere lettera morta, non sono indirizzati soltanto ai popoli che li ha visitati, sono indirizzati a tutti i cristiani, quindi anche a noi. E dato che siamo nel tempo dell'Avvento, questo può essere un tema, possono essere temi di riflessione per arrivare al Natale pronti per ricevere la luce di Cristo che viene sempre in noi e per essere noi stessi luce per gli altri, nella famiglia, nel vicinato, nelle persone con cui abbiamo tensioni o litigi o altro, cercando di saper distruggere con la luce di Cristo e del perdono di Cristo, distruggere l'odio e il rancore che ci portiamo dentro, e poter celebrare veramente un Natale di pace.